Made and Ben Italy, come abbiamo fatto il nostro percorso di bellezza, di emozione all'interno della bellezza, di quello che è sia interno sia esterno, adesso parliamo della parte esterna, ma possiamo pure parlare anche dopo, con stile asiatico orientale. Suspense, lo facciamo tra qualche secondo, lasciando di là che cosa significa tutto quello che ho detto ora. Però adesso tra qualche minuto da TheWoggy.net, benvenuti, è Patrizia Belbattista, vi dà il benvenuto e aspettate questo 2 secondi per vedere quello che succederà tra qualche secondo. Non tenete, aspettate, entriamo, vengo, vado. Attenzione. Allora, siamo qui per Banchiere è riduttivo, creatore, design, artist, design, make-up e design, parrucchiere, non so, lo diremo e ce lo facciamo dire da chi è veramente il titolare di questo, come posso dire, Feng Shui, locale. Sì, allora ricordiamo dove ci troviamo, siamo a Roma, centro, diciamo, tra virgolette, come si è dichiarato, centro commerciale della zona, vicino a San Pietro, siamo a Quirino Visconti, poi faremo tutte le informazioni dove lo troverete. Patrizia Battista sta incontrando, tra qualche secondo incontrerà i nostri ospiti, anzi i vostri ospiti futuri. Benvenuti da TheWoggy.net. Allora, diamo prima i nomi, presentiamo, autopresentarsi? Ok. Autopresentarsi, prego, vai. Umberto. Cognome? Guidini. Ok. Nato? Non a Roma. Non a Roma. Ma anche Macerata, andiamo qua. Diciamo. Così lo facciamo conoscere anche. Sul mare, Porto San Giorgio. Ah, ah, Colero. Vicino. Ah, tra Colero. La parte al 100%. Ma è nato lì e poi trasferito con la famiglia qui? No, appena nato, diciamo. Poi ho lavorato fino a 30 anni nell'azienda di famiglia, io sono un parrucchiere d'arte, come si dice. Dalla curva al taglio. Dalla curva al taglio, proprio perché mio nonno. Neanche prima di parlare. La prima cosa si facevano i capelli a casa. Solo? Solo. Ma tutte e due, mamma e papà, oppure erano solo? Sempre una di famiglia, prima il nonno, poi mia madre. Ah, la parte della madre allora, non del padre. Vabbè, padre sarà stato un truccatore. Sì, truccava, però sai che cosa, le macchine, era un truccatore. Sì, riusciva a fare delle cose fantastiche, mi pare, con le mani, quindi... Vabbè, sempre con le mani, sempre però. Sempre con le mani, cioè, arte. Una famiglia d'artigiani. Arte. Assolutamente sì, tutti artigiani. È voluto fare la parrucchiere, non so se dichiararlo parrucchiere, artist... No, parrucchiere. No, perché tutti in cucina dicono, ah, sono chef, no, sono cuoco. Quando dico io cuoco, ah no, mi offende dire cuoco. Io ci sto più capire, decidetelo voi. Parrucchiere, stai? Parrucchiere. Ok. No, perché non tutti sono... Tanti dei nomi, ecco, dei cognomi di queste persone. È dresser, Cioè, no? Proprio più semplice. Siamo in Italia, giusto? Parrucchiere, assolutamente. Creatore anche di stile? Beh, quello fa parte del gioco. Almeno. Perché comunque, essendo poi parrucchiere, le cose delle ditte, anche studiare. Assolutamente. Guarda, l'ultima è stata proprio ieri con mio figlio, parlavamo perché stavamo... Col figlio? Sì, ieri ero di riposo. Ah? E mio figlio non voleva fare compiti. E allora mi dice, sai... Come sempre le madri che fanno? No, però stavo a casa di lui. Ecco! Quindi ero di riposo io. Allora mi dice, ma... Scusa papà, io perché devo fare compiti e tu stai di riposo? Ma perché io sto studiando? Perché stavo studiando? Quando non lavoro qua, studio comunque, è una cosa importante. Cioè, teorico e pratico. Certo. A casa? Con internet forse? Usi libri, internet, tutto quanto. Sì, soprattutto internet per delle visioni un po' più ampie. Perché poi nel mondo, internet è più semplificato, ultimamente. Forse negli anni quando c'era tua madre, tuo nonno,
Era più complicato, si andava a studiare nei luoghi, forse. Sì. O all'estero. Adesso, comunque anche adesso. Anche all'estero forse, perché all'epoca non è l'Italia ancora. Diciamo che tanti anni fa si andava molto più in maniera più solente in Spagna, in Francia, in Inghilterra. Adesso ci si va comunque. Sì. Però. E conoscere anche. Un po' più, diciamo, settoriale, nel senso mi interessa una nuova collezione, mi interessa un colore, un tipo di colore. Cioè, dietro le quinte di un, tra virgolette, banchiere, non è solo il taglio, la vestatina, è uno studio, piano questa cosa. Wow. È come se nelle altre professioni sono tutti studi, si deve studiare, non si parte da così. Non si riesce. No, perché poi fa parte proprio del bagaglio, cioè il lavoro artigianale non smetti mai di imparare, innanzitutto. È artigianale, cioè questo cambia i materiali. Le materie prime cambiano ogni 6 mesi, invece abbiamo dei prodotti nuovi che vanno comunque attestati, cioè attestati sulla persona, su come stesso, su brava, perché il discorso fondamentale è proprio perché lo puoi fare sui clienti, che se no noi siamo per Kerastase, che prima sono dei pionieri dei prodotti, nel senso che noi per loro testiamo questi prodotti sul mercato, ovviamente non sui clienti ma sul mercato, come fate voi nel web. Noi ovviamente siamo, diciamo, cerchiamo la tendenza di quel momento, del trend anche economico, trend di fashion, trend di sociale, assolutamente. Quindi noi anche psicologo quasi, assolutamente. La prima cosa, perché poi il parrucchiere c'è anche la sua forte dose di psicologo. Ho capito, non fa più la psicologo, guarda, parrucchiere, in una battuta queste cose. Sì, giusto? Ed è vero. Bisogna studiare anche da psicologo e si nasce da, diciamo, percorso vitale. Assolutamente, guarda. Oppure ti senti troppe parole, troppe. No, anche perché poi il mondo del lavoro, del parrucchiere, è cambiato rispetto a. Certo, negli anni 60 è diverso da adesso. Allora, prima dovevi saper fare i capelli, che era, che ne so, il taglio, la piega e il colore. Che basta. Per il resto c'era talmente tanta ignoranza, tra virgolette, che quindi tu devi passare il fai. Era... si è allargata, uno guarda 260 giorni. Non è che c'hai taglio, piega e colore, oggi c'hai accoglienza, diamo. Ecco, diamolo, ripetiamo, accoglienza, perché abbiamo scoperto in vari nostri percorsi sulla strada, tra virgolette, sulle parti commerciali, anche di artigiani, che l'accoglienza è proprio... Non c'è scuola, o non c'è scuola, non hai voglia di. Non c'è voglia. Ecco, forse è quello. Perché io ho scoperto. Perché è il primo impatto di un cliente quando apre la porta. Non quando tagli i capelli, perché già quello è passato. Si è messo già seduto. La persona sa se torna o non torna, a prescindere dal lavoro che tu gli farai in testa. Già quella persona è già entrata, è già entrata ed è già cosciente se tornerà o meno, perché è la fidelizzazione, anche la fidelizzazione di un progetto, di quello che c'è in totale. Assolutamente. Non è solo il taglio. Ve l'ho detto, prima era taglio, piega. Che succedeva come tua madre? Che cosa era? La differenza si nota adesso, l'hai notata finora. Lei che fa? C'è ancora? Lei ancora lavora. È molto più dura in questo senso, forse non accetta la modernità. Sì, sono quei famosi parrucchieri che tradizionali. Vecchio stampo. Sì, che comunque sono. Che dice cosa strana, fai. Sono fermi nelle loro. E diciamo che fa una cosa strana, dici, sì. Più o meno. Dici, vabbè, ma l'accoglienza, la diagnosi, tu lo sai quello che devi fare la signora di così, che ma lei no! Però parlare un attimino, capì? E certo, che tipologia di persona, che lavoro fa? Che poi, ovviamente, per noi è normale, il viso suo ha necessità di un tipo di lavoro, il tuo viso ha necessità di un altro, i tuoi colori, certo. Sono alcuni che... Anche il modo di vestirsi, non solo, ma anche l'attività che si fa, brava. Perché se uno fa lo sport, tipo la Pellegrini, non si può mettere i capelli lunghi, o sbaglio? Assolutamente. O i colori strani, perché un'immagine... su questo però ripeto, c'è anche ancora questa vecchia maniera di pensare. Ma non è mai venuta qui a vedere il tuo lavoro, oppure ancora un po' mia madre? Noi siamo sempre in stretto contatto, tanto che siamo ma lei lavora ancora? sì, le faccio opposte della stessa medaglia, cioè noi amiamo questo mestiere in maniera viscerale, però lei lo ci si dormi, dormi pure per lavorare quasi. Infatti ogni tanto lei mi chiama. Dove sei? Stai in forza, ma che stai? A quest'ora però? A
Quando vediamo, hai detto di notte, no? A volte. Ha detto qua a mezza, no? Perché loro fanno riunione. Poi ovviamente per avere preparato per lavorare sull'accoglienza, per lavorare su tutto. Bisogna costruire tutto lo staff. O perché lo staff viene acquisito, cioè già preparato, oppure no? Nell'interno del. Noi lavoriamo su questo perché poi ognuno di noi ha delle necessità, cioè io vorrei questo, vorrei quest'altro e devo metterci di mio. E poi che succede dopo? Facciamo il passo successivo. Lo staff rimane per sempre o acquisisce questo, allora, questa idea, questo input e poi dice se lo fa per sé e diventa Umberto? Sì, allora questo qualche anno tipo? Fa, sì, qualche anno fa magari era più facile. Oggi è molto più complicato poter accedere alle linee di finanziamento, quindi aprire un'attività in questo periodo poi, quindi fare altre cose. Purtroppo già il lavoro, avere un lavoro è già complicato. E avere un diamante in mano in questo senso. Sì, il fatto è che è anche la qualità delle persone dove tu vai ad attingere, però purtroppo è cambiata. Cioè io quando a 14 anni scelsi di andare ed entrare nel mondo del lavoro, c'era, 14 anni. C'era una scelta pazzesca di gente che non aveva voglia al di primo studiare. Lavoro che hai fatto a 14 anni? Che io mi sono scelta. No, a casa, madre. Oh, e che ti piace fare? Subito, sai. Quattro. Ah, ecco. La gavetta. Come si chiama la famosa gavetta? Cioè, che nessuno vuole fare, vuole avere subito l'amministratore delegato. Certo. O la Qualcan. Uno che vuole fare. Che vuole fare da grande? Sempre. Allora non sa che cosa è l'amministratore, cosa deve comporta esserlo, perché deve dare anche la parte economica, l'assicurazione, perché succede qualcosa, non è solo sedere. Oggi uno vuole fare l'amministratore delegato, ma vuole andare in ufficio alle 10, l'amministratore delegato è prima di lavorare. Mai, 24 ore su 24, è l'imprenditore. Allora, tu non sei solo un artigiano, ma sei anche imprenditore. Come si dice? Allenato. Sto studiando adesso, mi sto allenando a fare imprenditore. Noi abbiamo un altro negozio a Fregene e lì stiamo, come si dice, la stessa clientela, o perché quando si è in vacanza vanno o è più internazionale, cioè com'è la vostra clientela? Medio alto? Il livello è comunque medio alto. Okay. Un po' perché comunque. Vabbè, la zona pure in questo senso, qui a Roma. La zona di Roma è talmente trasversale che. È enorme e trasversale. Diciamo che avendo comunque fatto delle scelte a livello di prodotti, quindi non abbiamo, pur lavorando al 100% Oreal, abbiamo ciò che in Oreal rappresenta lo step più alto. Ok. Allora il turista non viene? Il turista. Ah, ecco quello! Il turista non ha problemi. L'accoglienza è il primo cosa perché sennò. Assolutamente. La lingua? Beh, io ho vissuto due anni a Londra, quindi c'è lo slang del. Sì, dei cockney londinesi. Però il discorso è proprio quello, vedi, io me lo sono andato a cercare. Non è che. Ma la lingua adesso. No. Oggi. Un mese di vacanza pagato dai genitori. Guarda, lì. Più o meno, giusto? I figli come vanno? Vanno a Londra andando? Sicuramente. Speriamo! Una è molto dotata a livello. Quale? La bellezza o il. No, penso più la rosa, ma penso più la parrucchiera. Molto manuale. Maschile, oppure due. No. È più specifico solo da. Ormai. Che uomini pure ci sono. Sì, ma ormai è. Ah, gli uomini sono molto più specifici. Fa parte tutto dello stesso settore. Come nella moda, tutto può essere ultimamente nel kit immagine a Milano uomo e sfilante dicono. Fate lo change delle due gli abiti, uomo, donna, oggi, tu la stessi capelli, anche le unghie fanno gli uomini. Ormai sì, visto essi anche lo smartphone. Anche perché è il tradizionalista in questo senso. No, più che altro perché poi il lavoro del. Ma quando uno va all'evento. Beh, agli eventi, allora all'evento esiste. Escluso lavorato. Basta che se ne parli. Nel mondo nostro. Quindi magari una passata di smalto uno per un evento. Anche con il color nero per farlo strano. Fanno strano. Sono affascinato dalla matita, in fondo noi. Poi c'è il famoso baciato. I primi erano gli uomini che si toccavano. Sì, lo so, nel 1700 anche. Gli anziani. Anche nel 1700 con le parrucche alla fine non si lavavano. Non era così distante il nostro discorso, è che oggi, ripeto, oggi uno deve, abbiamo fatto non un c'è uomo, donna e altro.
Perfetto. Quindi, si acquisisce tutto, anche un banchiere acquisisce tutto. Siamo anche abituati a essere etichettati, cioè quindi è da un'etichetta un nome. Parrucchiere, non l'abbiamo ancora presentato, ma il parrucchiere non è altro, c'è la moglie. No. Abbiamo tre figli. Non vuol dire. Benissimo, non scontato che dopo bene. Ecco, non dare! Che scontato niente, giusto. No, tu lo sai, il marito com'è? Sì, no, infatti no, assolutamente. Forse l'ultima cosa che sa la moglie in questo mondo. Anche quello è vero. Però le opportunità che si possono avere per lavoro, cioè, gli uomini o donne fanno di tutto per entrare giovani. Sì. Poi comunque noi facciamo anche un mestiere che è tempo d'oro, fa anche cassetto, il fatto di essere un po' altro. L'immagine? Sì, fa cassetto comunque, perché poi sai, io dietro le quinte ne conosco tanti di amici che non lo sono, però. Tu non lo sai, c'è stata un'altra persona che sempre nel mondo del parrucchiere ha dichiarato davanti a tutti. Ma io sono. Poi dice, ho tre maschi, tre figli. Non me lo devi dire a me, a me non mi interessa. Scusa, ecco. Ma c'erano gli altri che lo sentivano. Ma fanno parte. A me non mi interessa se sei etero, sei bella. Ma interessa a voi? No, assolutamente. Non lo voglio ancora dire urlare? Ripeto, alcune cose, alcune scelte. È un po' troppo etichettato per senso. Perché comunque fa passetto. E quindi non ci gioca sopra. Allora, come Ilaria, sempre Montini, o diamo il nome e cognome della. Ilaria Piano. Piano, andiamo piano nel piacere di conoscerti, già conosciuta dall'Accademia dell'Oria prima di Natale, che ci hanno fatto anche delle immagini dell'Ansa, cose strane l'hanno fatto con le unghie. Allora, Ilaria si occupa sempre nello stesso luogo, anche a Fregene. Vi dividete o siete doppi, per curiosità? Come posso stare tutte e due nello stesso tempo? Non si può. No, delle volte magari mi sta là, io sto qua. Perché tagli pure tu? No, io mi occupo solo di manicure e pedicure estetiche. Ah, ecco. Solo perché non per tagli. No, e poi mi occupo della parte amministrativa del negozio, quindi pagamenti, stipendi. Tu la sei attività? Lei la parte io, la parte bancaria. È stato il nostro patto annuale. Fin dal matrimonio? No, prima ancora di sposarci, ma siamo sposati dopo. Ci siamo incontrati, diciamo, stavamo seduti. E tu, lei comanda, scommetto. Assolutamente sì, perché scusa. Davanti al telecamere lo dice poi. Ingiusto. Diciamo la parte not personale, ma la parte economica, la parte sociale. Io devo pensare a lei se posso essere creativo. Perché se no veramente in piccolo. Cioè i fornitori li fa tutti lei. Assolutamente. Sì, gestisco i tutti i pagamenti, tutte le cose. Fanno la calcolatrice col commercialista. Sono io. Non è solo la creatività. Io non sono di questo. Non lo dire, perché se no gli altri dice facciamo tutti parrucchiere. Ma devi trovare un saggio così. Una che poi si occupa di tutto il resto. Perché lei si occupa della parte perché tecnica. Comunque toglie serenità, ovviamente, toglie creatività. Allora. Occuparsi, sì, della parte amministrativa. Anche tu sei molto creativa un po' o no? Sì, infatti toglie serenità. Ah, ecco, la tua esperienza. Si capisce dietro tutte queste rogne. Non è questo. Allora, è solo una cosa esterna, anche il tuo personale. Sì. Ci dormi, non dormi. Ci dormi, non vedi tutte fatture, tutte le sogni, tutte grattagati, diciamo. In questo periodo poi, diciamo, sì, da quando hanno aperto questo, i due locali, forse vi è nato prima, quello di Fregene o questo qua? Fregene. Quando è nato? Diamo un po' di storia. Sì, allora, e adesso questo qui? Abbiamo festeggiato 4 anni. Yes. L'avete fatto durante il 2015? Sì. Sì, abbiamo fatto una follia, la detto follia, lo fate commerciale, la prima non viene frega niente. Anche Orea stessi, da compositori dell'Orea, dopo come siete pazzi, perché essendo Orea, bellina che non c'era lei, era molto grigia lei, stiamo piantando di vera, del colore, della metterpiega e dei sautonetti, abbiamo questa, come creazione, non fate commerciale, poi ci vediamo. No, diciamo a livello creativo siamo sempre a ricercare i toni comunque. Si viaggia? Okay. L'ultimo viaggio? Beh, noi siamo rientrati da poco dall'Inghilterra, dall'ovest dell'Inghilterra, nell'Hampshire. Trovato brutto tempo? No, fortuna. Diciamo un classico tempo inglese. Come per l'Italia, non meno, nebbia, pioggia? Beh,
No, però lì è tempo in normale. Lì è normale, ti aspetti quello, anzi ti fa anche piacere perché vedi, che ne so, l'immagine, è la cultura loro, è il modo di vivere. E che cosa ho trovato lì in Inghilterra che ti ha attirato per fare la creazione di qualche... No, io di solito quando viaggio vuoto la mente, non mi pongo nessuna ricerca. Ah, perché poi sono un'altra idea precisa di... Faccio l'esempio, noi siamo stati adesso nel sud ovest, alla fine una mattina abbiamo preso il traghetto e siamo andati all'isola di Wight. Ok. E passeggiando lungo la scogliera, che è un posto bellissimo. Eravate soli? Ovviamente. No, nel senso soli non c'era nessun altro. C'era? Ecco. Dalla parte interna della scogliera dei Needles, come si chiamavano quelle rocce bianche? Tipo di dove? Bravo. Tipo le scogliere bianche, sì, di dove? Nella parte interna dell'isola di Wight. Le grotte? No, c'è proprio un'insenatura dove ci sono delle sabbie colorate. Rosa, brava, tipo tropicali, strana, sì, la cosa sulla roccia, sulla roccia, non sulla pioggia, si sgretolano con la pioggia, diventano sabbia, e quindi tu vedi nella sfumature, brava, e c'erano delle sfumature, te le sei portate, mi sono venuti in mente alcuni colori che sono bellissimi da poter fare, tipo delle schiariture personalizzando le materie. Che colore erano le sfumature? Dal bianco, rosa, marrone, era su... Ha fatto un po' di foto, vero? Sì, sì. Hai guardato quando lei... Sì, si vedono proprio queste terre colorate, oh, le sfumature dei colori, proprio in verticale. La cosa bella era che proprio in verticale sembravano veramente delle... Che scendevano quasi, tipo delle cascate. No, però ognuna con delle tonalità diverse. Oh. E... Lei cliccate sulla foto, e non solo del telefonino, ma anche nella testa. Bravo, però... Per l'estate, forse per l'autunno. Secondo me quello lì è un ottimo... Un'ottima idea per l'estate, oh, proprio questi colori un pochino più e il taglio? Caldi. Come la dove? Allora, il taglio, la tendenza per, diciamo che secondo me stiamo ritornando sempre a una forma più corta, quadrata, più corta. Forse... No, selvaggio in questo senso. Si spera, io mi auguro tanto che ritorni un po' in... Anni 90? No, sempre in maniera... Vabbè, lo stile quello mi ha migliorato. Però sì, secondo me si rimane sempre intorno alla leggera scalatura, una gradazione, una cosa... Ogni viso sulla sua. Ogni viso alla sua. Allora, la cosa bella in questo momento la diverso. Moda è aperta a 360 gradi l'idea. Quindi sta... a noi semplicemente cercare l'equilibrio tra il colore, il taglio, le forme. Che dire, mentre prima andavano delle mode, adesso per esempio che ne so, va la frangia, ah, va lo scalato, va il bob, adesso il messy bob, perché sarebbe tecnicamente bianco, sarebbe un caschetto pesante, quelli lunghi che appoggiano, no, hanno vinto, no, più giù qui all'incirca, oh, conosci, hanno vinto, vabbè. L'abbiamo vista da poco al Maxi, perché siamo stati abbiamo partecipato alla realizzazione di una performance di Vanessa Pico. Quindi diciamo nel gala dinner c'erano tutti i personaggi più importanti. Allora ti sei messo l'unghia là, che hai fatto? Abbiamo lavorato come... lavorato! Non come Pico, in questo senso! Abbiamo lavorato dietro le quinte per preparare la performance. Non è solo! Noi non facevamo niente, facciamo soltanto il lavoro con le modelle. Con le modelle, quando siamo usciti dalla porta. Dormire dopo? Sì. Praticamente il red carpet c'era chi entrava, noi stavamo uscendo dal red carpet perché non ne potevamo più. Per quanto riguarda, abbiamo visto che sul tuo sito, che ricordiamo il sito così www.umbertomontini.com. E volevo sapere, questa cosa diciamo tipo chatsu dei capelli, sì, stavo parlando prima con tua moglie, vediamo che cos'è, che cosa offre. Ecco questo. Alto Sergio Mura è sarebbe? La parte, diciamo, la parte più importante a livello proprio cosmetico, perché diciamo prima di tagliarli, prima di lavarli, cioè prima di quello. Allora, partiamo dal presupposto. Spogliarsi tutto e mettersi a fare questo. Beh, dopo una diagnosi, la proposta, diciamo, migliore per iniziare proprio trattare il capello, pensare magari come una cerimonia, cioè fare proprio il metto le mani dentro. Quanto ore dura? No, esistono di tutte le tutta la durata, cioè c'è la anche l'uomo? Anche l'uomo, soprattutto. E qual è quello che è più, diciamo, attira questa cosa che possa, qual è? Allora, che ogni cerimonia ha... tipo la cerimonia del tè, diciamo, più perfetto, ogni cerimonia ha una sua durata che va dai 25 minuti
fino ai 50 minuti. Quello solo, qua c'è tutto il pacchetto. Qua c'è la piega, c'è tutto quanto, però di solito diciamo che questi sono dei regali che uno fa a se stesso. No, tutti i giorni. Ma diciamo che diventa anche abbastanza costoso. Ecco, perché non è, diciamo, è meglio lusso qua, non è. No, questo è il lusso, è luxury. No, come genere non è solo, diciamo, per tutti, ma è un livello semi-alto, diciamo, altissimo. Livello alto, diciamo che è medio alto, cioè muro è medio alto, diciamo un proprio raddoppio e cose. Ma poi dopo il passaggio c'è i prodotti. I prodotti, ovviamente. Non è solo la mano. Il pacchetto. Okay. Diciamo che nel momento che decidiamo di lavorare con i prodotti Shun, shampoo, prodotti, creme, maschere. Perfetto, quindi ci sarà lo tutto un pezzo biologico pure. O naturale. Allora, diciamo che Shumura all'80% usi materie prime naturali, quindi non riproducibili in laboratorio. Il 20 è quello che serve per l'abbattimento. Se non ci fosse questo 20% prodotti non durano e non hanno neanche le necessarie performance. Perché oggi vabbè, non saranno molto schiumosi, credo. No, i tensattivi, ecco. Ovviamente partiamo dal presupposto che essendo un prodotto luxury già dall'origine già è basso, si è abbassato tutto la parte. Tutti i prodotti che noi operiamo contengono acqua, va bene, siamo anche noi acqua. Allora, l'acqua contenuta nei prodotti di Shumura è la Deep Sea Foundation, che è un'acqua di profondità che viene estratta in tre posti al mondo. Pure a Capo Muroto in Giappone, viene estratta in Groenlandia e è potabile anche. È un'acqua che praticamente non tocca ossigeno e esce da sottoterra, da 230 metri sott'acqua, e viene praticamente estratta e convogliata all'interno dello stabilimenti dove vengono poi. Tipo il genere la Perrier. Perfetto. Immagina quest'acqua ricca di minerali, ricca di tutte queste materie prime del sottosuolo, che viene inglobata all'interno del prodotto, quasi diciamo perfetta nella sua, assolutamente contiene senza additivi, senza quindi è già soltanto quello fa la differenza. Dovrebbe essere normalmente pure invece nelle acque normali, ovviamente c'è di tutto e di più. Ma questo ripeto, già dalle materie prime che compongono il prodotto ti rendi conto della differenza. Allora, finito il tuo la parte creativa della testa, della psicologia, pure abbiamo parlato prima, dell'accoglienza e tutto, adesso passo alla parte della bellezza. La bellezza. Gliela dai la mano gliela dai a lei, tra virgolette. Vi lascio lei. A parlare, così vai a creare. Sì, perché la stanno aspettando. Stai iniziando a fare la psicoanalisi, diciamo. Più o meno. Devo andare, sono finito i 50 minuti. Assolutamente, ho finito la mia cerimonia del riposo e dei biglietti. Ti sei riposato? Assolutamente sì, grazie. Ok, a dopo. Allora, Ilaria, qual è la tendenza? Adesso abbiamo parlato prima, quando abbiamo fatto con l'Accademia, abbiamo visto, diciamo, sotto Natale. Esatto. Adesso è Natale, le feste sono finite. Adesso però le feste ci sono sempre. Sì, c'è sì. San Valentino, esatto. C'è le Pasque, ci sono i weekend pure che uno può... Allora, qual è la tendenza? Abbiamo parlato prima anche la manicure, pedicure, sì. Una psicologa? Molto di più. Di più? Di più, perché mentre il parrucchiere sta nel salone con tante persone, uno vicino all'altra. Troppo confuso, troppo pubblico. Ci stanno tutti gli altri dipendenti, ovviamente l'estetista sta da sola, faccia a faccia, sia in un ambiente chiuso. In un ambiente dove si ha proprio di tutto, si sente di tutto e di più. Cioè le clienti ti raccontano tutta la loro vita. I segreti? Tutto. E tu metti dentro? Sì, perché alla fine è più faticoso lo stare dietro ai discorsi. E dare la risposta, sì, pure dare giusta. La risposta a seguire piuttosto che il lavoro stesso, no? Quindi fare mangio. Anche fisicamente. Esatto, è più impegnativo perché uno con la testa devi stare lì attenta, rispondere. E se poi fisci qualcosa di errore, si alza e se ne va. Non vengono più. Ecco. Già quindi, quello, diciamo, non è solo l'accoglienza, anche quello che c'è dentro. Esatto. Fai solo tu le mani o è una... No. Okay. Io faccio manicure e pedicure estetico, poi abbiamo un'altra ragazza che ci aiuta e fa anche pulizia del viso, cerette e mani e piedi. Diciamo una beauty farm all'interno di un... Esatto, di un salone di parrucchiere, sì, in modo che la cliente... Che cosa manca per essere completo?
come parte amministrativa, qual è anche creativa, qual è la parte che manca? Salone manca. Beh, qua tanti ci dicono, ah, sarebbe bello avere un bagno turco, sarebbe l'idromassaggio. Esatto, come dicevi tu prima, l'idromassaggio, cioè una piccola spa. Quello che la gente vuole, no, lo spazio non c'è. No, c'è. Allora, la cliente spesso ci chiede, ma vabbè, Fregene è lo stesso genere? A Fregene è ancora più grande il negozio, lì ci sarebbe lo spazio, però lì c'è stata sempre meno richiesta da parte della cliente di questa cosa. Invece qua a Roma molti chiedono. Perché staccano dal lavoro e mi lo staccasse dal... E poi qua a Roma non ci sono tantissime spa proprio... specifiche questo. Forse sì, degli alberghi. Turchi, cioè, po', sì, o dei grandi alberghi e già lì sono molto costose, è difficile entrare, devi essere cliente. Quindi, è un po' complicato, questo più sembra più easy, sì, capito? Entrare. Easy, entrare, poi la cliente quando sta in posa con il colore si fa i piedi, quando sta in che fa la piega, viene qua e fa le mani mentre fa la piega, quindi... La tendenza allora del colore. La tendenza del colore delle mani, l'inverno... Vabbè, anche la forma. La forma stondata quadrata, quindi non eccessiva né l'una né l'altra, sono ritornata... No, la francese. Sì, sono tornata anche molto alla francese, quest'anno. Non quella americana, dritta. No. E poi i colori invernali sono rosso, dovevo rosso e blu. Più scuro di questo? No, quello, proprio quello è il colore. E di essi era. Rosso, blu, blu, grigio, blu palestra, blu scuro. Notte. Blu scuro, sì, un blu notte, ora non so se qua, eccolo qua. Questo è il blu di... Ah, è un blu così. Luminoso o opaco? No, no, tutti luminosi. Ah. Tutti luminosi, è del grigio. Ma questo per, diciamo, qual è la ideale? O l'uomo ideale in questo periodo? Anche l'uomo? I giovani forse? Beh no, i giovani, gli uomini comunque per quanto vuoi quando fanno la manicure, molti uomini vanno a fare la manicure perché ci tengono molto alla cura della mano. Quello che immagino, primo impatto. Esatto, il primo biglietto da visita poi è la mano, no? Uno dà la mano. Esatto. Dovrebbe. Diciamo che ci tengono molto a più fatto uomini. Di avere... Quegli uomini che sono. Beh, tantissimo. Sta aumentando... Sì. Poi lo smalto, c'è chi lo mette, c'è chi non lo mette. Però diciamo... La cura. La cura della mano, sì. Anche della creme. Creme, sì, tutto. Anche il viso? Sì, gli uomini tanto, anche il viso. Adesso abbiamo anche preso... La desidrazione pure. Anche. Ma gli uomini fanno chissà più loro che noi. Ecco, forse. Vabbè, ci guadagna di più con l'uomo allora una stessa in questo senso. Sì, per adesso non ci è mai capitato. Ancora no, ancora no. Non c'è mai via la no, speranza. No, ancora no, però non sa mai. Insomma, arrivando Giorgio Luni qui, che faresti col marito? Certo. No, lo faresti certo, tu? Certo. Ci mancherebbe. Allora, per quanto riguarda, diciamo, invece, per quanto riguarda i piedi, che abbiamo visto un po' di foto. Esatto. Che cos'è un idromassaggio, allora, diciamo, una la cura? Spa, la Petit Spa Essi ha un suo protocollo. Quindi che succede? La cliente ha la possibilità di mettere piede a bagno con dei sali particolari. Sempre dell'Oreal? Sempre dell'Oreal, okay. Per i prodotti Oreal. E ovviamente questi sali sono profumati agli agrumi. E il piede viene messo a bagno in questa vasca. Quante minuti, quante ore? Beh, una pedicure dura 35-40 minuti. Ma solo come idromassaggio in totale? No, in totale, okay. In totale, quindi ci sarà il piede a bagno con i sali in vidro, poi ci sarà uno scrub particolare. Con la macchina? Togliere, okay. No, sempre manuale. No, perché in televisione si vedono quelli morti. E poi ci sta la maschera. Pure, la maschera? Sì, per gambe e piedi, che viene lasciata 10 minuti. Si maschera in che senso? Per togliere, per allargare? No, serve proprio per alleviare, ovviamente una volta fatto lo scrub, la pelle va, sì, va le coccole, le coccole, sì, serve per nutrire, levigare la pelle e lasciarla morbida, no? Quindi rigenerarla. Non solo le mani, ma esatto. Fino al ginocchio tutta la gamba. No, fino al ginocchio, quindi piedi, ginocchio, la maschera, sciacquata la maschera, si fa acqua calda, il massaggio tiepida, massaggio con la crema e poi si passa ovviamente la pressione per alzare il vene, per il sangue del massaggio. Ma serve, sì, no, il massaggio serve anche rilassante, soprattutto rilassante, sì, per le clienti. E ovviamente la crema serve a idratare la pelle una volta che ha avuto lo scrub. Poi farà i peli. La depilazione? La depilazione si può fare anche la depilazione successivamente. Più o meno, diciamo, dal trucco, cioè dal capello, al massaggio, alla coraglienza. Uno entra, che ne so, alle 3 di pomeriggio, arriva alle 9? Alle 9 di sera, con tutto. No, beh, vabbè.
Vabbè, un appuntamento. C'è chi fa alcune cose insieme, chi le fa separate, chi fa solo. Avete anche il trucco allora? Sì, spesso facciamo anche il trucco, io mi occupo anche del trucco, quindi facciamo se serve un trucco a una sposa o se serve un trucco. Ah, direttamente qui o? Sì, sì, qui dietro. La sposa? Sì, viene sì. Qui prima. No, sì, no, la prova, poi la sposa si fa a casa, oppure le signore che hanno delle feste, degli eventi particolari ci chiedono di fare magari il trucco per la serata e noi facciamo allora, questa intervista verrà fatta il 1 febbraio e siamo durante la. L'alta moda, voi sarete presenti per qualche stilista o no? Non lo so, per adesso non ne ho idea. Poi vediamo anche l'Accademia dell'Ora come propongono. Vediamo un perché po' tutti stanno entrando dentro nella moda o altre cose. Il vostro meta qual è? Avere tipo il franchising oppure avere questi due e poi creare domani, i personaggi? Sì, no, domani anche creare personaggi, un domani, insomma. Poi perché con la meta uno dice certo. L'attore fa l'Oscar, sì. Il parrucchiere. Diciamo che a noi ci piace poi investire su noi stessi e ingrandirci e insomma diciamo cercare sempre cose nuove, innovative, studiare sempre, studiare anche e dare soprattutto tanta professionalità al cliente. Ricordiamo bene allora l'indirizzo di qui e quello di Fregene. Allora qua siamo in Prati, via Niogurino Visconti 4648. Mentre a Fregene siamo in via Francavilla a Mare, 10-12. E solo per appuntamento o anche uno solo di passaggio? Solo per appuntamento, poi delle volte il turista passa e se c'è posto volentieri noi accogliamo, ovviamente se abbiamo la possibilità accogliamo volentieri. Ok, allora grazie della vostra... Grazie a voi, un piacere. Allora, tevoque.net abbiamo finito diciamo della tendenza, allora, diciamo che il blu, il verde, il grigio, non è il rosso come più o meno questo, e cose pazze? Disegni? Cose pazze, disegni, ma fa molto poco. Non c'è la manicure quelle no. Anche allungate, no, niente, no. Solo diciamo di manicure, molto non nice. No, nell'art niente, qui no, in questo quartiere pochissimo, ecco. Niente. E osservazioni permanente, che è quello molto richiesto, perché ha una durata maggiore, eccetera. Meno tempo per lavoro anche per di fare un altro lavoro. Esatto, stai quindi i giorni in ordine, quindi non devi rifarti la manicure dopo. Se tu lavori non puoi perdere il tempo all'appuntamento. Ok, allora Patrizio Perbattista e tevoque.net, naturalmente Ilaria e Umberto Roma, perché chiamarlo Umberto Roma il parrucchiere? Come chiamarlo sì, Umberto Roma? Come? Così, sì, è venuto così. Perché l'altro si chiama Umberto Fregene. Ah, ecco! Quindi siccome c'era Umberto Fregene, qua abbiamo messo Umberto Roma. Ok, però Umberto Mutini e Ilaria piano. Non andiamo piano allora, andiamo forte? Allora, forte andremo e verrete a visitare questo naturalmente, questo location, non solo per la loro creatività, la loro accoglienza, ma anche per il loro style. Allora, Patrizio Perbattista e tevoque.net vi augura buona visione di questo nostro video e ricordiamo il nostro sito www.studiopr.sigrati.net e all'appuntamento al prossimo Pistop del Fashion.